piatto delizioso, il polpettone di verdure fatto con ortaggi come zucchine, carote, patate, peperoni e pomodori. E è un piatto veloce da preparare, buonissimo, che potrete farcire a vostro piacimento. Io ho messo mortadella e sottiletta, ad esempio. E vediamo quali sono gli ingredienti e la ricetta con il nostro Monsieur Cuisine Connect, ma come sempre vi ricordo, potete utilizzare la stessa ricetta e gli stessi ingredienti con il Monsieur Cuisine Plus. Gli ingredienti per realizzare il nostro polpettone di verdure sono 2 zucchine di media grandezza tagliate in pezzi, 2 carote sempre tagliate in pezzi, 2 patate tagliate in pezzi, un peperone giallo tagliato in pezzi. Poi metteremo 4 pomodorini oppure 2 pomodori un po' più grandi, una cipolla, un uovo, 3 fette di pan carré, del pan grattato quanto basta per addensare il nostro preparato, e per la farcitura noi andremo ad utilizzare della mortadella e delle fettine di formaggio fuso o sottilette. Come prima cosa mettiamo nel boccale 1 litro di acqua. Poi andiamo a mettere le verdure nel cestello e inseriamo il cestello all'interno del boccale. Le verdure sono all'interno del cestello, adagiamolo all'interno del boccale, chiudiamo il coperchio ed impostiamo 25 minuti, velocità 1, 100 gradi. Terminata la cottura, con cautela aprite il coperchio ed estraete il cestello, scolando l'acqua che è rimasta all'interno del boccale. Piano perché è molto caldo. Prendete il cestello aiutandovi con un forchettone. E lo andate ad appoggiare un attimo in attesa di scolare il boccale dall'acqua. A questo punto rimettete le verdure all'interno del boccale e andate a frullare un pochino. Io andrò a frullare per 10 secondi a velocità 6. Questo è il risultato, le verdure sono abbastanza frullate. Adesso andate a mettere l'uovo, il pan carré ed il pan grattato. Uovo, pan carré fatto a pezzettini e un pochino di pan grattato. Poi vado a verificare la consistenza ed eventualmente aggiungo un altro po' di pan grattato. Quindi chiudiamo il coperchio e andiamo ad impostare 30 secondi a velocità 2. Adesso andate ad impostare 20 secondi, stavolta a velocità 3. Vediamo com'è la consistenza, eventualmente aumentiamo con il pan grattato. È ancora un po' morbido, io aggiungerei altro pan grattato, lasciandone un pochino per dopo. Passiamo di nuovo 20 secondi velocità 3.
vediamo con l'aggiunta dell'altro pallottato. Mi sembra pronto, questa è la consistenza che cercavamo, diciamo abbastanza compatta. Adesso andiamo a metterlo sulla carta da forno per farcirlo ed arrotolarlo. Quindi abbiamo messo della carta da forno su un piano, andiamo a mettere sulla carta da forno il nostro composto e lo andiamo a schiacciare con una spatola facendo un rettangolo non troppo sottile, diciamo l'altezza di un centimetro e mezzo. Il nostro rettangolo è pronto, adesso mettiamo la farcitura. Metterò sotto la mortadella, voi potete usare anche del prosciutto cotto o altri tipi di salumi che vi piacciono. Non arrivo fino alla fine, perché sennò poi mi fuoriesce. E poi metto il formaggio a fette. In questo caso io ho messo tipo un tipo di sottiletta. Terminata la farcitura, andiamo ad arrotolare il composto su se stesso, aiutandoci con la carta da forno. Vedete, si stacca abbastanza bene, quindi l'operazione non è difficile. Fatelo quando è ancora caldo, ma non troppo bollente. Compattiamo in modo da chiudere eventuali buchi. Compattiamo sia lateralmente che nella parte finale. Qui vedete c'è ancora un po' di buco. Dopodiché lo cospargiamo con il pan grattato che è rimasto. Lo mettiamo in una teglia, lo irroriamo con un filo d'olio e lo andiamo a cuocere per circa 25 minuti a 200 gradi. Vedete, con tutta la carta da forno, lo sposto all'interno della teglia. Vado a mettere dell'olio sulla superficie. E lo inforno. Il nostro polpettone è pronto finalmente, è uscito dal forno, profumatissimo. Adesso lo vado a tagliare e vi farò vedere l'interno. Ecco l'interno del nostro polpettone con la farcitura, morbido e saporito, mentre la parte esteriore rimane comunque bella croccante. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it. Vi invito anche ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti!